il tema sono le band. Voglio salutare tutta la squadra. Ah, buonasera a tutti, benvenuti. Questa è la seconda puntata della settimana. Ho dimenticato qualcuno? Siamo riusciti a riparare tutto. So che mi sorprenderai oggi. Vale, ho saputo che da qualche parte d'Italia, anche non troppo lontana da voi, ha nevicato oggi, giusto? Sì, infatti è venuto a nevicare, sono tornato. Poi dopo, vabbè, logicamente è un grandissimo artista e per 30 anni è stato con Vasco Rossi. Vi presento a voi Andrea Innesto. Hai visto? No, c'è veramente, c'è. Buonasera. Fabio Supernova. Accento di Ferrara, ci sono 27 gradi. Buonasera. A tutti ragazzi. Luca, Bruno e Toby Ben. Lui è Toby Ben. Com'è il momento in questo periodo in particolare, ovviamente prima dello scoppio della pandemia? Il discorso è questo, no, in realtà è un colo a picco continuo dagli anni 70-80, ok? Un altro 30%, come nel mio caso, uno spettacolo che fa, non so, tutta discoteca anni 90, e quindi è come un tributo anche quello, perché alla fine gli anni 90 piacciono a una certa fetta di persone. C'è anche la musica dei cantanti, concerti, in quel caso c'è stato un movimento a scendere? È difficile parlarne, perché io ho fatto concerti davanti a tantissima gente per 32 anni, cioè, fino al 2017 ho lavorato con Vasco, quindi con una media, fai conto, partendo dai 10.000 arrivando ai 220.000, quindi ho sempre visto delle realtà di un certo tipo, però ovviamente ho suonato in club. Io credo che ci sia stato un processo, che se tu sei figlio anche di un musicista, che sei meglio di me, che negli anni 50 o 60 non c'era la figura del DJ, quindi c'erano questi gruppi, le orchestre e quant'altro, che facevano la musica dal vivo. Sì, bisogna fare velocemente una distinzione. C'è il locale da mestiere, secondo noi, e c'è il locale dove vai a fare il live, dove vai a presentare un progetto discografico. Questa cosa, secondo me, piano piano dovrebbe tornare come una volta, dove il proprietario investiva sul prodotto musicale e non solamente sul DJ, tavolaro o cose del genere. Secondo me bisognerebbe tornare anche un po' più indietro. Quindi coinvolti nella trasmissione ci sono tantissimi addetti ai lavori, gestori di locali, con attenzione staranno seguendo quello che stiamo dicendo. Ale, tu nelle tue serate hai mai pensato di dare una parte anche dedicata al live? Sono talmente fuori dal settore che, non intendendomene, ho paura di fare dei passi falsi, quindi mi piacerebbe implementare un ramo d'azienda e fare delle serate live, ma con una programmazione seria e con un qualcuno che mi possa pianificare le serate, qualcuno che ne sappia, insomma. Andiamo a sentire da Fabio quanti membri ci vogliono per fare un buon complesso, ma per portare a casa qualcosa. Un DJ, un vocalist e uno strumentista, che sia un violino, un sax, qualcosa, solo discoteca, ma questo è per far business, per fare i soldi. Io quest'estate in realtà me la sono vissuta benissimo, perché eravamo in duo e anche noi, con il tributo agli anni 60, abbiamo lavorato a Cervia tantissimo. Killer, io in realtà rispetto, anzi credo che ci voglia addirittura più impegno per imparare bene uno strumento, comunque per comporre veramente musica. Ma è possibile assumere Pando come strumentista? Verissimo, verissimo. Da giovane io posso dirvi una cosa, io abolirei i social purtroppo, e lo dico anche contro di me. Ci vorrebbe, secondo me, un controllo poi più che altro dei social. La cosa brutta è, vediamo se questa persona è veramente conosciuta, è veramente brava, guardi quanti follower ha su Instagram. È un processo molto brutto e da malati, secondo me. Per me, chi ha inventato i social network andrebbe condannato per crimini contro l'umanità. Guarda, hai aperto una pagina molto 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 interessante. Anche io ho fatto anche l'apertura ai DJ, quindi io prima ho parlato con cognizione di causa, cioè nel senso, sulla mia pelle ho passato quel tipo di gavetta, tipo parti, fai il vocalist, adesso vai lì, cioè il musicista viene utilizzato un po' poi su in tante situazioni anche diverse. Secondo me, Franky, hai sfondi una porta aperta, perché oggigiorno il branding è molto molto importante, perché è il vestito attorno al prodotto. Prima l'intervento di Vera, super intelligente, adesso c'è scappata di mano questa social mania, no? Sono più importanti i follower dei contenuti. Si deve tornare ai fan, non ai follower. È riuscito a spiegare con una sintesi un concetto che si chiamano Sismica. Vediamo che cosa ci hanno raccontato riguardo l'argomento di oggi. Buonasera, ciao. Eccoci. E ciao a tutti gli amici di PD Meet Clubbers. Siamo felici di essere
qui con voi in questo spazio, grazie, grazie di cuore per l'invito. Senz'altro anche per quanto riguarda le band, che magari in passato erano più standardizzate e incanalate su un unico genere, anche in questo caso l'adattarsi o più che altro l'evolversi insieme ai generi e alla tendenza può sicuramente essere un punto a vantaggio per, appunto, per la situazione del momento. Sì, la cosa divertente, noi lo facciamo da tanti anni, quindi è divertente appunto vedere come cambia la classifica, cambiano i generi e stare al passo con tutto quanto sia così, tutto così veloce, no? E cambia molto velocemente. Poi questa è una cosa che a noi ci è sempre piaciuto fare su due aspetti, sia la parte dal vivo che la parte in studio di registrazione, quindi di produzioni, cioè il vedere come la gente si rapportava magari con la classifica dal vivo per poi tramutarlo, spostarlo alle produzioni, vedendo, sì, proprio la reazione della gente con i pezzi nostri anche, esatto, sì, con le nostre canzoni. Questa una formazione smart, due ragazzi che cantano, loro suonano anche uno strumento, un DJ che mette la musica e un prodotto di impatto, molta attenzione anche e ricerca in quello che può essere un prodotto che può piacere anche a quelli che non seguono le band ma magari vogliono il DJ. Loro sono l'unica cover band di successo, di vero successo, che fanno i loro pezzi alle serate nelle discoteche, però attenzione, fanno proprio il reggaeton, che è la musica più commerciale che va negli ultimi 5-6 anni. Io quando sento la voce modificata da autotune mi viene, io ho studiato in conservatorio e continuerò a studiare, mi manca il biennio. Mi viene molto fastidio perché ho studiato tanti anni, io mi dico, allora che cosa ho fatto? Cioè, per quale motivazione ho studiato così tanto? Però c'è anche da dire che secondo me non hanno la stessa grinta, la stessa voglia, anche la stessa emozione nel fare musica. Quindi nasce presto e muore anche presto, secondo me. Non era autotune, era un pitch. Era un pitch. Ma vedo qua. Comunque anche Cher aveva fatto il disco con l'autotune, però non ne aveva bisogno, cioè nel senso dipende anche come vengono usate le cose, è logico che la tecnologia c'è e va usata nel modo giusto. Io saluto tutti quanti i musicanti, i musicisti, i cantanti, è giusto studiare, è bello, qui non si finisce mai. Dove si collocano meglio le band? Nei locali di intrattenimento dedicati interamente al ballo, quindi discoteche, o anche legati alla ristorazione? Allora, qui la risposta ce l'ho ben precisa. Il discorso è questo. Purtroppo i gestori sono, già prima del Covid, completamente in ginocchio, hai capito? Sono proprio in ginocchio. No? Il live costa troppo in Italia, costa un sacco alla SIAE, costa mettere in regola i musicisti, i quali, nonostante sono in regola, versano pochissimi contributi. Siamo obbligati, ragazzi, a sperare che il governo capisca che deve fare una forte manovra, non tanto verso i musicisti, ma verso i gestori che fanno musica, però questi gestori devono essere tutti, dal bar alla pizzeria, al ristorante, chiunque fa il live deve avere ottenere un vero, allora sì che può ripartire la live music, se no saranno dolori. Di spostarsi dalle cover band alle tributo band per dare spazi nei club con la ristorazione. Ci sta però creando proprio, tornando a creare dei club dove la musica viene ascoltata. E voglio andare un secondo da Pando per vedere, sì, se c'è qualche gestore di locale, del gruppo di clubbers, qualche organizzatore che ha deciso di prendere i nostri ospiti per la prima riapertura prevista. Sì, ci sono già le prime richieste di ingaggio, ma anche qualche osservazione da parte di qualcuno. È giusto, Fabio? I tributi per me sono il passato, bisogna innovare, viva gli inediti. Io avrei una domanda che è un po' scomoda per Fabio, non so se può rispondermi. Ma a me che ho un locale, se fossi interessato a un format così, no? A metà tra il DJ e la band, quanto mi costa? Ma se vuoi vengo da te perché mi stai simpatico. Ecco, vedi che c'è Sonny che parla anche non quando... C'entro, io non c'entro. Un ventriloquo. Sigla!